Buongiorno signori, oggi prepariamo il pesto alla genovese in 3 minuti. Prendiamo il bicchiere del frullatore a immersione e ci mettiamo 50 g di parmigiano freddo. Ma no, il pesto si fa nel mortaio! E come direbbe un famoso attore di Boris, e sti cazzi, aggiungiamo uno spicchio d'aglio e 3 pizzichi di sale. Mettiamo 50 g di pinoli che abbiamo tenuto almeno una mezz'oretta nel freezer. Aggiungiamo del buon olio di olive taggiasca anch'esso tenuto nel freezer, QB. Un piccolo trucchetto, mettete un cubetto di ghiaccio. Frulliamo fino a ottenere una bella crema liscia e omogenea. Con queste dosi usiamo 3 mazzi di basilico fresco lavato e asciugato. Mettiamo una parte nel bicchiere e aggiungiamo un filo d'olio. Frulliamo leggermente e appena è possibile aggiungiamo il resto del basilico. Frulliamo per qualche secondo facendo attenzione a non scaldare il pesto. A me piace che sia molto liscio, però potete anche lasciarlo un pochino più rustico. Mettete il pesto in un barattolo e copritelo con un filo d'olio in modo che non si annerisca. E voilà, il vostro fantastico pesto è pronto!